Papa Francesco ha visitato sabato la città portoghese di Fatima per pregare nel santuario noto per le profezie apocalittiche che hanno trovato nuova rilevanza con la guerra della Russia in Ucraina. Decine di migliaia di fedeli, stimati dalle autorità in 200.000, hanno acclamato il pontefice. Il vescovo portoghese di Fatima, José Ornelas, ha parlato insieme a Bergoglio e ha chiesto la pace nei conflitti mondiali che colpiscono drammaticamente soprattutto i bambini, compreso il conflitto in Ucraina. Il viaggio è stata una breve escursione da Lisbona, dove Francesco ha presieduto le celebrazioni della Giornata Mondiale della Gioventù, il grande evento cattolico che ha riunito quasi 1 milione di giovani cattolici. Di ritorno, nella capitale lusitana, per una veglia del sabato sera, Domenica Bergoglio presiede una messa conclusiva, dove verrà annunciato il luogo della prossima edizione di questa Festa della Fede. Le piogge torrenziali e i fiumi esondati in Slovenia hanno devastato le regioni a nord del paese, dove in 24 ore è caduta la quantità di pioggia in genere registrata nell'intero mese di agosto. 3 persone sono morte e 16.000 sono rimaste senza elettricità. I danni più gravi nella regione della Carinzia, dove strade e ponti sono stati travolti dall'acqua. Trenutno so prioritete reševanje ljudi, kjer so še ogroženi na poplavnem območju. Druga prioriteta je vzpostaviti prometnice, saj to, da prijemo do določenih objektov. L'allerta meteo era stata diramata a livello europeo quando ancora il ciclone Peta, ribattezzato Circe dai media, stava manifestando i suoi primi fenomeni estremi sul paese. Allerta rossa per alluvioni anche in Austria, dove preoccupa l'ingrossamento del fiume Drava, causato anche dalla portata in aumento degli affluenti locali in territorio sloveno. Le autorità hanno sconsigliato i viaggi in auto che non sono strettamente necessari. Droni ucraini hanno colpito una petroliera russa nel Mar Nero vicino alla Crimea. Secondo fonti di Mosca l'attacco è avvenuto nello stretto di Kerch. È stata colpita la sala macchine della petroliera vicino alla linea di galleggiamento sul lato di tribordo. Lo ha ammesso su Telegram l'Agenzia Federale Russa per i Trasporti Marittimi e Fluviali, aggiungendo che non ci sono state vittime tra gli 11 membri dell'equipaggio, ma ci sono stati feriti. Per l'attacco è stato utilizzato un drone marino caricato con 450 kg di tritolo. I russi non hanno però ammesso che fosse ucraino. Intanto il ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha ispezionato una zona di combattimento e ricevuto un aggiornamento sulla situazione al fronte. Il ministro è anche salito su un C-90 svedese, uno dei tanti veicoli corazzati conquistati durante i combattimenti. Ha detto: Pobede, здоровья и всем живым домой. Поздравляю. La guerra in Ucraina è pronta ad animare le elezioni negli Stati Uniti del 2024. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto l'ex governatore del New Jersey, Christopher Christie, candidato alla nomination repubblicana, spesso in contrapposizione con molti colleghi di partito sull'assistenza a Kiev, che attende risultati concreti dal summit di Jeddah per la pace in Ucraina. Представлені різні континенти, зокрема і держави глобального півдня. Це дуже важливо, бо в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу, прямо залежить від того, наскільки швидким буде світ в реалізації формули миру. E mentre Kiev gioisce per l'attacco riuscito a una petroliera russa nel Mar Nero, riscuotono successo i francobolli dedicati agli F-16, i caccia che l'Ucraina chiede da tempo all'Occidente. Vigili del fuoco catalani e francesi sono impegnati al confine tra i due paesi per spegnere un incendio sulla costa mediterranea spagnola. Le fiamme imperversano a causa del vento. Sono oltre 400 gli ettari di bosco già andati in fumo. Oltre 130 le persone evacuate.